Bisognerà però aspettare il 1930 perché per la prima volta nella storia dello Stato italiano si registra un'eccedenza del valore della produzione industriale su quella agricola. In conseguenza di questo sviluppo industriale, alcune delle principali città italiane vennero assumendo sempre più l'aspetto di grossi centri industriali. Ciò accadde naturalmente soprattutto nell'Italia settentrionale, dove Milano rafforza la sua candidatura a capitale morale ed economica del regno, e dove Torino ritrova con le sue fabbriche e le sue officine automobilistiche il prestigio che aveva perduto dopo il trasferimento dalla capitale e da grossa città di provincia. Dominata da un'aristocrazia municipale clericale, venne trasformandosi in un grande centro industriale, campo di azione di una borghesia intraprendente e spregiudicata. Nel Mezzogiorno solo Napoli ebbe una sua appendice industriale a Bagnoli, dove nel 1905 entrò in funzione un grande impianto siderurgico della società Ilva. Lo sviluppo industriale italiano del primo decennio del nostro secolo non modificò in nulla le caratteristiche dell'apparato produttivo quale si era venuto formando negli ultimi decenni del secolo XIX, ma anzi lo accentuò. Le accentuò, scusate. L'avvento della banca mista di tipo tedesco, operante nel settore del credito immobiliare per il finanziamento industriale, ribadì ancora più la subordinazione dell'industria nei confronti della finanza, con il risultato che il più consistente sostegno finanziario del capitale bancario, fortemente immobiliare,